Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, oggi celebriamo la bellissima festa del battesimo del Signore, che come vedremo è anche un po' la nostra festa. Come dicevo ieri sera, in questa festa che chiude il tempo di Natale, debbono essere contemplati due aspetti distinti. Uno, il battesimo come atto di manifestazione della divinità e di inizio della vita pubblica di nostro Signore, e questo argomento è stato approfondito nell'omelia di ieri sera. L'altro però, come dicono i Santi Padri, Gesù entrando nelle acque del Giordano ha santificato quelle acque con cui noi saremo stati battezzati, secondo le parole che poi Gesù disse a Nicodemo: chi non rinasce da acqua e da Spirito Santo non può entrare nel Regno dei Cieli, e le parole che poi consegnò agli Apostoli prima della sua ascensione: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura, battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi siamo tutti battezzati, per questo siamo qui, per questo che vi chiamo fratelli e sorelle. Noi sono dei linguaggi a cui siamo abituati, no? Fratelli e sorelle, ma chi ti conosci? Mica sei mio fratello. Fratelli e sorelle in Cristo, perché? Perché col battesimo siamo diventati membra vive della famiglia di Dio, della Chiesa, suoi figli, e quindi in questo senso siamo fratelli e sorelle nello Spirito. Più bello ancora, pensavo prima, voi sapete che Gesù ai suoi discepoli come li chiamava? Li chiamava amici, nel senso forte del termine. Quindi sarebbe molto bello se un parroco, ogni tanto al posto di fratelli e sorelle carissime, potesse dire amici e amiche carissime, ma in senso proprio forte, in senso cristiano, capite? Perché l'amicizia è una delle forme più alte, più belle di amore gratuito. Tu all'amico gli vuoi bene, vuoi il suo bene, con l'amico ti senti a tuo agio, ci parli sinceramente, ci parli liberamente. Ecco. Se diventiamo tutti quanti buoni amici e buone amiche, io con voi e voi tra di voi abbiamo fatto, cioè, diventiamo la parrocchia più bella di tutto il mondo. La manifestazione più significativa di chiesa che ci possa essere, questo è proprio il top, e ci dobbiamo provare, non è detto che ci riusciamo, però io mi impegno, d'accordo? Quindi, e ci dobbiamo tutti quanti provare. Ora, parliamo dell'essere battezzati, vi dico subito, l'omelia sarà breve e movimentata, d'accordo? Perché? Il principio è molto semplice, noi vedremo oggi che la vita dell'anima è uguale alla vita del corpo. Identica, cioè le stesse leggi. E attenzione, come noi ci prendiamo cura della vita del corpo, così dovremmo prenderci cura della vita dell'anima. Adesso, vediamo un pochino. Che cos'è la vita di un essere umano? Tutti quanti voi sapete che c'è una data di nascita? La sapete la data di nascita? Spero di sì. La sapete la data del concepimento? Di quando siete stati concepiti? La sapete? Questa è un po' più difficile. La data di nascita la sapete perché? Perché ve l'ha detto papà e mamma. Perché nessuno si ricorda il giorno in cui è nato. Voi vi ricordate qualcuno quando è uscito dal grembo della mamma? Che ha detto buongiorno a tutti, non credo, no? Quindi ce l'hanno detto papà e mamma. Bene. Poi papà e mamma a un certo punto ci hanno fatto mangiare loro, giusto? Ci hanno fatto il bagnetto loro quando eravamo piccolini. Non credo che appena usciti abbiamo detto all'ostetica: scusa, dov'è la doccia? Andiamo a fare, perché insomma mi sento un po', giusto? Ci hanno portato da mamma. E mamma ci ha attaccato al seno, voi ridete, poi adesso lo potete inserire più dopo. E per un po' di tempo ci ha dato da mangiare mamma e papà, perché noi piangevamo, ma non eravamo in grado di procurarci da mangiare, giusto? Poi crescendo, oggi siamo tutti quanti grandicelli, d'accordo? Quindi penso che a fare la doccia ci andiamo con le gambe nostre, si spera, insomma, perché altrimenti, d'accordo? E sappiamo anche che se non mangiamo, voi siete tutti quanti sicuramente santissimi, quindi adesso arriva la quaresima, 40 giorni di digiuno, chi ha il coraggio di fare tutti i 40 alzi la mano, no? Ma più di 40 giorni di digiuno non si possono fare, perché poi si parte per miglior vita, quindi si può fare qualche digiuno, ma non si può fare il digiuno perpetuo, d'accordo? Bene, questa è la vita umana. Che succede però? Mo cominciano le... c'è una brutta notizia. Che da quando usciamo dal grembo di nostra madre, parte il conto alla rovescia, che sta andando avanti anche adesso, tic tac. Avete visto il timer che mettiamo nei nostri telefonini? Io ce l'ho pure per vedere
se non faccio le omelie troppo lunghe, ogni tanto lo controllo perché bisogna essere sempre sintetici, no? C'è il conto alla rovescia. E il conto alla rovescia è partito. Sapete dove finisce il conto alla rovescia? Finisce il giorno in cui siamo davanti al sacerdote non con le gambe nostre. Perché purtroppo, questa è una realtà, nasciamo in questo mondo destinati alla morte. Questa è la verità. Non è una bella verità, ma è la verità. Per cui la nostra vita corporea ha delle leggi. Nasce, per campare deve essere nutrita e poi deve anche avere un minimo di igiene, di pulizia, perché vi immaginate se io non mi lavassi e non mi facessi la barba, non mi tagliassi le unghie, i capelli, non dico dal lifting, dall'estetista, quello è un po' troppo, no? Ma in generale, se fossero 20 anni che non mi lavo, non mi taglio le unghie e non mi taglio la barba, immaginate chi vedreste qui, no? Capite? Non si può fare. Però moriremo. Beh, che cos'è il battesimo? Che cos'è il battesimo? Il battesimo è la data di nascita della nostra anima alla vita eterna. Gesù ha detto nel Vangelo: chi non rinasce da acqua e da spirito non può entrare nel regno dei cieli. La vita del corpo ha delle leggi, ha un inizio e una fine. La vita dell'anima non ha una fine, ha semplicemente un esito. Attenzione, non c'è la parola fine. Finita la vita del corpo, la mia anima può prendere due direzioni: il cielo o non il cielo. E perché la direzione sia il cielo è necessario, non assolutamente indispensabile, adesso non è la sede per approfondire, ma necessario, il sacramento del battesimo. Si rinasce al paradiso, quindi l'anima comincia a poter vivere una vita divina. Giusto? Domanda adesso cominciamo a fare le analogie. Quante volte siete nati voi? Quante date di nascita ci avete? Una. Che fate? Rispondo tante, faccio. Una volta si nasce, no? Quanti battesimi ci sono? Quanti battesimi riceviamo noi? Uno. Che diciamo nel credo? Professo un solo battesimo. Se un prete si azzarda a ribattezzare qualcuno, scomunica late sentenze. Voi sapete, quando una persona si perde il certificato di battesimo, un parroco sbadato non nota un battesimo, o fai una dichiarazione giurata, ci stanno i testimoni, o lo puoi battezzare, ma sotto condizione, si dice. Cioè, il sacerdote deve dire: se non sei stato battezzato, e Dio questo lo ascolta, io ti battezzerò nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, perché il battesimo è uno. D'accordo? Quindi siete nati una volta sola. Bene, però questa vita deve essere curata. Quante volte avete mangiato da quando siete nati fino a oggi? Sentiamo un po'. Tu quanto hai mangiato? Qualche volta? O tutti i giorni? Quante volte vi siete lavati? Vediamo un po'. Dice, oggi andiamo sul pesante, qui andiamo sul personale. Beh, siccome la chiesa è grandicella, quindi si confonderebbero un po' i cattivi odori, però insomma, entro certi limiti, siccome nessuno di noi porta la maschera antigas, più o meno, insomma, le norme elementari dell'igiene ce le abbiamo, no? Quindi si nasce una volta sola, ma poi il nostro corpo dobbiamo mantenerlo in vita, perché dobbiamo mangiare, dobbiamo lavarci. E con l'anima che facciamo? Perché se si battezza una volta sola, e poi secondo voi l'anima non bisogna tagliare una lavatina ogni tanto? O è così pura, è così limpida? Qualcuno di voi, beato lui, c'ha l'anima come quella della Madonna? Se ce l'avesse e mi spiegasse come si fa, a me piacerebbe tanto che c'è l'anima come quella bellissima di Maria, quindi pulitissima, l'immacolata. Qualcuno è immacolato qua dentro, qualcuno è pulitissimo, non fa mai niente che non fa, è sempre perfettissimo, non c'ha proprio niente da rimproverarsi. Se l'anima si macchia, a ogni tanto dovremmo farla un bagnetto, oppure no? Che dite? Si farà un bagnetto ogni tanto. E qual è la doccia nostra? Sapete qual è la doccia nostra? C'è Don Pierpaolo, c'è il confessionale. La doccia dell'anima è il confessionale. C'è un sacramento, quindi. Il battesimo ci lava dai peccati, ma si riceve una volta sola. E per quelli che cominciano a commettere, qual è il primo sacramento che ricevono i fanciulli? La confessione. La prima cosa che si insegna a fare, perché da 7-8 anni cominci a essere capace di andare a lavare con le gambe tue, l'anima, d'accordo? Quindi cominci a poter percepire
quando la tua anima c'ha bisogno di un bagnetto. E che cosa mangia la nostra anima fondamentalmente? Che mangia? Pensate che Gesù, per farci capire che anche l'anima mangia, ha istituito un sacramento che, tra l'altro, per andarla a ricevere, come dire, si mangia proprio muovendo la bocca, si riceve nella bocca. C'è bisogno che lo spiego? È la comunione. Allora, che succede? Voi siete tutti bravi, ma se una persona non si confessa da 20 anni, non si fa la comunione da 20 anni, se uno ci avesse gli occhialini che c'hanno in paradiso, no? Perché in paradiso ce l'hanno, se mette gli occhialini, avete visto, no? Nei fumetti ci stanno gli occhialini che se vede lo scheletro sotto, sono i fumetti. Tu potresti mettere gli occhialini e vedi l'anima di una persona, ci puoi entrare in contatto. Voi sapete che alcuni santi avevano da Dio un dono straordinario, sentivano la puzza del peccato. Quando si avvicinavano a una persona che non si confessava da tanto tempo, si sentivano talmente nauseati, c'era una puzza molto peggiore di quella che dà un cadavere in decomposizione. Per sentirla ci vuole un dono straordinario da parte dell'Altissimo. Guarda che la tua anima, se tu non la lavi per 20 anni, anche se non sei un grande peccatore, carità, uno non ha detto che sia un bestemmiatore, un che chissà che non va mai a messa, o uno che ha ammazzato qualcuno, o che ha fatto una marea di peccati di lussuria, non è detto che sia questo. Ma se comunque non te lavi per 20 anni, pure se non sei un zozzone, se non te lavi per 20 anni, non te lavi per 20 anni, capite? È per mangiare che vogliamo fare. Se noi non facciamo la comunione per 20 anni, avete visto le foto di quei poveri bambini e bambine del terzo e del quarto mondo? A proposito, se possiamo, diamogli sempre una mano, che più bene facciamo. Quando vediamo quelle foto di quei bambini e di quei bambini, ci prende il magone, ci prende, no? Sono denutriti. Alcuni muoiono di fame, perché si muore di fame. E se la mia anima non mangia per 20 anni, che facciamo? Come sta la messa? Capite? Allora, vedi, Gesù le sa queste cose e ci ha dato questi doni, queste chance. È chiaro che, come sempre vi ho detto, è alla nostra responsabilità. Noi siamo stati battezzati. Oggi, io a 48 anni, questi io ho oggi, che ci ho fatto del mio battesimo? Come lo sto vivendo? Lo sto ravvivando? Avete visto anche l'asperges che facciamo, la benedizione con l'acqua benedetta che facciamo all'inizio della messa? Non è una cosa fatta tanto per fare. Vi ho già detto altre volte che a me non mi piacciono le stranezze liturgiche. Quello che mi vedete fare quando sto qui sopra è quello che le norme della Chiesa prescrivono o consentono di fare. Quel gesto è un ricordarsi il nostro battesimo, è un ravvivarlo. Come lo sto vivendo oggi? Quando entriamo in chiesa, perché ci sta l'acqua santiera davanti alla porta della chiesa? Perché metti la mano nell'acqua santa, ti fai il segno della croce e ti ricordi del tuo battesimo, è un sacramentale. Quando vado a benedire le case, molti di voi vi ho già visitati, che cosa dico quando prendo l'aspersorio e vieni di benedire? Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, vi ricordate? Il ricordo del nostro battesimo e la nostra adesione a Cristo risorto, crocifisso, a Cristo Signore crocifisso e risorto per la nostra salvezza. Capite? Quindi il battesimo non l'abbiamo ricevuto, è un dono bellissimo. Faccio l'eco di Papa Francesco, però su questo, come avvenne anche con Papa Benedetto XVI, prima che Papa Francesco sensibilizzasse tutta la Chiesa, io sensibilizzavo già i miei parrocchiani. Domanda: voi sapete la data del vostro battesimo? Punto interrogativo. Io sì. Perché la data del battesimo, secondo voi, è più importante celebrare il compleanno, cioè il giorno in cui sono nato per morire, o il giorno del battesimo, che è il giorno in cui sono rinato per vivere eternamente felice? Io personalmente festeggio di più il battesimo. Poi certamente tra noi esseri umani festeggiamo il compleanno, pure io, per carità, il compleanno stiamo tutti insieme perché è una convenzione, ma nel cuore per me è più importante la data del battesimo, capite? La sappiamo, tutti autorizzati che è stato battezzato a Sermone, da venire in ufficio, di mio Leonardo, è venuto qualcuno, mi dici per favore la data del battesimo, te la segni, così il giorno del battesimo ringrazio il Signore. E tra l'altro, se rinnovi le promesse battesimali il giorno del battesimo, c'è pure l'indulgenza plenaria, questo in pochi lo sanno, è una concessione generale della Chiesa, quindi è una cosa bella, tutte queste cose. Chiaramente chiudo, troppo lunga Maria, chiudo, troppo lunga. La vita del corpo è affidata alla tua responsabilità. Se non mangi, muori. Se non te lavi, puzzi.
la vita dell'anima è affidata alla tua libera responsabilità. Se non usi i sacramenti della penitenza e dell'Eucaristia, la tua anima manda fetore e muore di fame. Tutto questo però il Signore vuole che lo facciamo liberamente, spontaneamente, perché ne abbiamo capito l'importanza. Ecco perché, come ho sempre detto, vi ripeto, voi non mi sentirete mai dire, non t'ho mai visto in confessionale e non t'ho mai visto in chiesa. Ma non è che non lo dico perché non lo ho a cuore, perché io ho molto a cuore, io osservo tutto quello che fate, me lo tengo per me, ma è importante che la nostra fede sia coscientizzata. Dio vuole persone libere che riconoscono questi suoi doni, gli sono grati e le vivono con gioia. Io sono la persona più felice del mondo se voi vivete queste cose, ma dovete arrivarci bene, non per violenza o costrizione, non perché poi se il parroco non mi vede mai in chiesa mi guarda storto. No, non ti guardo storto, ti guardo sempre lì, almeno ci provo. Se ti guardo storto è perché mi sono stato con la luna storta, non perché non vieni in chiesa, d'accordo? Ok? Quindi questo sia sempre chiaro, perché è importante che queste cose le interiorizziamo con la nostra libertà. Siamo lodati Gesù e Maria.